battaglia di giustizia e di legalità, Walter Veltroni torna con decisione sulla vicenda del mancato scioglimento del comune di Fondi dopo la richiesta del prefetto Frattasi. Torna a far sentire la sua voce, torna in un dibattito pubblico con un'iniziativa sul tema delle infiltrazioni malavitose nelle amministrazioni comunali. Incontra cittadini, sindacati e associazioni culturali e di categoria, prima privatamente, poi nella piazza antistante il nuovo municipio. Iniziativa intitolata Il senso della legalità, quello cui si appella nei confronti del governo. Se questo scioglimento non avviene è un messaggio devastante ed è la trasmissione di una immagine di forza della mafia nei confronti delle istituzioni. Per questo è necessario che il governo assuma nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri questa decisione. Se a Fondi rimane il Consiglio Comunale dopo la denuncia del prefetto, vuol dire che ha vinto la mafia. Se viene sciolto, vuol dire che ha vinto lo Stato. Del resto, lo stesso capo dell'esecutivo, Silvio Berlusconi, aveva fatto sapere nella conferenza stampa di Ferragosto che la vicenda sarebbe stata oggetto di esame del prossimo Consiglio dei Ministri, anche alla luce, come aggiunto dal ministro dell'Interno Maroni, dell'entrata in vigore delle nuove e più restrittive norme del disegno di legge sicurezza. Ma l'intervento dell'ex segretario PD è anche l'occasione per far sentire la voce sul delicato tema immigrazione che, dopo le ultime tragiche vicende di Lampedusa, ha acceso gli animi del dibattito politico e non solo. L'Italia non può dare lo spettacolo che sta dando con le parole dei suoi uomini autorevoli e rappresentativi. Dobbiamo accogliere coloro che vengono qui chiedendo il rispetto delle regole, la garanzia della sicurezza di tutti i cittadini, ma mostrando quella apertura e quella umanità che in questi giorni la Chiesa richiama. Chiedere il rispetto delle regole, della sicurezza, ma allo stesso tempo non fare ad altre genti quello che è già stato fatto agli emigrati italiani. Questo il suo messaggio. Pier Francesco Ferrara, Sky TG24, Fondi, Latina.